Sì, vi consiglio di spegnere i microfoni intanto che stiamo per iniziare. Ok, benvenuti a tutti. Spero che mi sentiate bene anche voi che siete collegati via Zoom. Se ci sono problemi, eventualmente date un cenno, perché, ecco, però per quanto potete cerchiamo di tenere il microfono spento. Adesso me la tolgo la mascherina, così almeno uno senza mascherina. Gli altri ce l'hanno tutti, quindi stiamo garantendo la sicurezza e la distanza. È difficile incontrarsi in un momento in cui, capite, siamo tutti in qualche modo portati quasi, ecco, ad avere paura di uscire di casa, per ovvi motivi, perché realmente la pandemia c'è e quindi colpisce, ma anche per un motivo anche molto più banale e semplice, che è il sovraccarico di notizie che inevitabilmente, ecco, assorbiamo e a cui siamo esposti. Alla fine, se facciamo un discrimine della notizia che sentiamo, la novità in una giornata è molto limitata, però ecco, la ripetizione continua di una notizia, ecco, negativa, capite che genera un'ansia che amplifica ulteriormente anche quello che poi è il nostro comportamento in senso anche negativo. Per cui penso che riuscire a incontrarci finché, ecco, le condizioni lo permettono, anche in presenza, rispettando sempre quelle che sono le norme che chiaramente ci vengono di volta in volta date, penso sia anche un fatto importante, e finché riusciremo, ecco, ci proviamo, ecco, ad andare avanti. Bene, questa sera io ho Annalisa al mio fianco, e Annalisa quest'anno insieme a Michele saranno i nuovi capigruppo, ecco, del gruppo Scout. Io chiedo ad Annalisa, se la sente, di raccontarmi un po' anche quella che è un po' la sua esperienza, quali sono le paure che vive anche nell'intraprendere questo servizio con Michele, e soprattutto, ecco, come ci si sente, ecco, ad affrontare anche questo nuovo servizio, così possono conoscere gli altri anche un po' questa realtà. Prego, Maria, a te la parola. Buonasera a tutti. Allora, intanto per chi non lo sapesse, i capigruppo sono figli di un uomo e una donna, perché nella nostra associazione esiste per fortuna la diarchia, che guidano la comunità capi, cioè il gruppo di capi scout che poi fanno servizio educativo di fatto con i bambini e con i ragazzi. Le paure di quest'anno sono tante di fronte a questo nuovo mandato, perché l'arrivo del capogruppo penso sia molto complesso nella gestione, nell'animazione, nella guida dei capi scout. E quest'anno ancora di più perché siamo appunto nella situazione che stiamo vivendo, siamo anche alle prese con tanta burocrazia, quindi c'è anche più responsabilità. Però se da un lato ci sono queste paure, dall'altro lato c'è anche tanto entusiasmo e tanta voglia di cominciare. Domani avremo il primo incontro ufficiale con la comunità CAPI e quindi sarà tutto un anno nuovo da scoprire, da inventare anche perché non avendo mai vissuto questo servizio è tutta una novità. È stato simpatico come Michele mi ha chiesto di spezzare la parola perché l'ha fatto domenica scorsa mentre eravamo in viaggio per il cammino della Via dei Laghi. E quindi scherzosamente, come al solito fare, mi disse che fa, ho sbagliato solo di capogruppo. Ed è stato, vabbè, come sempre, ho colto con gioia la chiamata, e poi quando ho letto il brano che dovevo spezzare, mi fa ancora di più. Ho
Ora, io non credo che Michele, prima di chiamare qualcuno a spezzare la parola, legga il brano, immaginavo. Però proprio il brano che ascolteremo oggi è il brano sul i cui protagonisti sono i bambini. E quindi mi è piaciuto ancora di più spezzare questa parola, perché mi fa sentire anche meno sola in questo servizio. Mi sento più figlia guidata da un padre che appunto mi accompagnerà e mi guiderà in questo cammino. Grazie Annalisa per questa condivisione. Iniziamo la nostra serata. Vediamo un po' da parte. Raccomando, i microfoni chiusi, se no si sentono tutte le stoviglie che cadono da casa. Comunque è bello anche questo pezzo di cucine di casa che entra, vedete, a passi di parola, mi fa molto piacere. Bene, vi è stata consegnata una spilla. Chi non l'ha ricevuta all'ingresso, ecco, la può ricevere successivamente. Vediamo. Sì, spegniamo la luce, poi l'accendiamo solo quando c'è da proclamare la parola. Va giusto. Bene, la spilla, perché una spilla quest'anno? Perché capite, come dicevo l'altra volta, che la spina dorsale di quello che noi vivremo quest'anno è certamente, come sempre, l'ascolto della parola e il Vangelo di Luca che ci sta accompagnando ormai da 6 anni, no? Però è chiaro che passi di parola, se si chiama così, è perché ovviamente non è che usa questo nome solo perché ci sono dei passi di Vangelo, come siamo abituati a dire. Ma perché capite che i passi di Vangelo, cioè le parole che noi leggiamo nel Vangelo, hanno alle spalle una storia, un cammino, non è che ci arrivano così, nude e crude, no? Cioè dietro un cammino ben preciso, c'è dietro una storia ben precisa. Hanno attraversato, pensate, 2000 anni, e quindi sono arrivate a noi dopo che sono state pronunciate molte volte in cammino. Quindi sono parole che col cammino sono strettamente legate. Per cui capite che anche il fatto di poter finalmente essere sfociati in questo connubio tra quelle che sono le parole che gli umani pronunciano e scrivono, tra quella che è la parola con la P maiuscola che chi crede in qualche modo, ecco, usa e ha come riferimento, e quello che è il camminare, c'è una relazione strettissima. E quindi questa spilla quest'anno vuole essere proprio l'inaugurazione di quello che io mi auguro sia realmente una prospettiva di cammino ben precisa per passi di parola. Perché vi dico mi auguro? Perché capite che quando si lancia qualcosa, si inizia un'esperienza che in qualche modo genera una novità in un cammino già assodato, non sai mai qual è la direzione che assume. E io vi confido che aspettavo con molta ansia di scoprire qual fosse stato il clima che avremmo vissuto il giorno che si inaugurava questo cammino, cioè il giorno di domenica scorsa in cui abbiamo camminato la Via dei Laghi. Non è stato un caso aver scelto dei laghi per cominciare. Tutto il Vangelo, grosso modo, gli episodi più salienti della vita di Gesù si svolgono attorno al lago. Con quello che è il simbolismo del lago nel Vangelo, no? Pensate a tutto quello che succede sul lago, attorno al lago, anche dopo la resurrezione di Gesù. Per cui il lago è centrale in tutta quella che è la dinamica del Vangelo. Quindi mi sembrava giusto che iniziassimo con dei laghi, che andavamo a trovare proprio sul posto dei laghi e camminavamo attorno ai laghi. Ma la cosa che diventa poi essenziale è esattamente questa: riuscire a comprendere come la parola scritta, cioè le lettere che noi mettiamo insieme, le parole che vengono composte dalle lettere e i passi che noi facciamo, sono estremamente vicini. Così come un testo è fatto di tante parole che si mettono una dietro l'altra, danno un senso, un significato, hanno una partenza, hanno un corpo centrale, cioè una strada centrale, poi un punto di arrivo, se ci pensate la stessa cosa è come il cammino. E non ci sono mai passi uguali, perché quando tu fai strada ti accorgi veramente come ti cambia il modo di camminare in relazione all'ambiente dentro il quale stai camminando, alla persona con la quale stai camminando, ai sintomi che senti nel tuo corpo, se ti fanno male i piedi o non ti fanno male, se ti fanno male le gambe oppure no, se hai sete oppure no, se sei sudato oppure no. Quindi capite che realmente il camminare, il parlare, lo scrivere, soprattutto hanno una relazione stessa. Quindi la spilla quest'anno ci dice che stiamo cercando di inaugurare questa possibilità, che non è semplicemente teoria.
Perché una delle cose a cui noi purtroppo spesso siamo abituati a pensare è che la fede sia teoria. In realtà la fede è molto concreta. E vi dicevo l'altra volta, niente che è veramente spirituale non può che essere anche profondamente materiale. E il brano di stasera ce lo farà vedere proprio attraverso questo toccare anche di Gesù, no? Ecco, penso che sia anche fondamentale capire come i passi che noi facciamo, che viviamo qui cercando di esplorare, di camminare un po' la parola, quando poi li riviviamo e assaporandoli sulla strada, capite che hanno la capacità di penetrare ancora più in profondità. Perché è vero che la parola viene in qualche modo generata e concepita nell'orecchio che la accoglie, perché il grembo che in qualche modo genera dentro di noi poi è quella che è la forza della parola, è l'orecchio, come per Maria, no? Il grembo è stato l'orecchio che ha generato poi Cristo. Però ecco, capite che alla fine, molte volte il rischio è che la parola possa restare semplicemente qualcosa di sentito nell'orecchio, ma non di sentito dentro. Ecco, il grande rischio è proprio questo, quello di vivere il rapporto con la parola come una sorta di prassi, di pratica che abbiamo, senza riuscire a comprendere fino in fondo che invece è il dono grande che ci viene dato per che cosa. Ecco, voi vedete questa sera lì sul lampone il primo il simbolo tipico di passi di parola che abbiamo sempre usato negli anni, la civetta. Perché proprio la civetta? E chi cammina di notte lo capisce perché la civetta. Quando cammini di notte non hai più punti di riferimento se non magari la tua torcia che ti illumina esattamente quel metro quadro, 2 metri quadri che stai percorrendo, ti accorgi che è difficile camminare. E come tutto viene amplificato, anche le paure vengono amplificate, i rumori vengono amplificati. Perché? Perché le antenne sono molto più dritte. E chi fa questa esperienza sente come prezioso l'arrivo dell'alba. Comincia realmente a ridare la luce, cioè ti comincia a fare vedere luoghi dove vedevi ombre, e le ombre spesso generano ansia, generano paura perché non hai punti di riferimento, no? Ecco, i padri della Chiesa, e soprattutto i monaci, che la pratica dell'Arezzo hanno, diciamo, in qualche modo inaugurato, avevano proprio la civetta come animale guida, perché è un cielo che riesce a vedere il mondo. E quindi la parola che noi in qualche modo ascoltiamo è cerchiamo di assaporare, ha proprio questo compito, no? Illuminare i periodi bui. E noi capite che se stiamo avendo un periodo bui, quello che abbiamo adesso, per esempio, no? In pandemia Covid, come cristiani dovremmo avere un maggiore desiderio della parola. Dovremmo. In realtà non è così. Perché questo? Ma non per colpa di chi non lo sa, ma per colpa del fatto che non siamo educati a vivere la parola sotto questo aspetto. La parola però non è carne, non è concreta, non passa attraverso il quotidiano. Qualcosa che sentiamo, che viviamo ritualmente, non esistenzialmente, cioè non c'è la mia esistenza in quella parola che mi viene donata. E capite che per la parola con la P maiuscola è il pagamento più grande. E quando tu cominci ad assaporare così la parola, ti accorgi che non è la stessa cosa di leggere un romanzo o un testo di un autore. E mentre in quel caso sei tu che cerchi di penetrare il senso e il significato, quando noi ci mettiamo a contatto con la parola che cerca di penetrare il mio senso, il mio significato, cioè cerca di entrare nell'intimo per farmi conoscere. È la parola che mi legge, per questo è il bisogno di leggere la parola. Ecco, quando si vive questa dinamica, riesci a scoprire tanto Vangelo in cose che apparentemente ti sembrano distanti anni luce. Quando conosci la Bibbia, scopri che nella letteratura tantissimo è tratto dalla Bibbia. Moby Dick, per esempio, Benigione, potremmo andare all'infinito. Sulle opere che in qualche modo attingono a piene mani da quella che è la Bibbia. Il guaio grande è che noi spesso non abbiamo conoscenza assoluta di questi dati, quindi anche leggendo opere letterarie, per esempio, vi cito la Divina Commedia, ma potremmo andare avanti all'infinito. Cioè, mi sorprendo continuamente di quanto, o in senso positivo o negativo, ci sia di Vangelo nelle cose che vediamo. Questo per dire che al di là di quelle che sono le scelte che facciamo, anche nel poter proclamare la parola, è vera quella parola che dice: se voi tacerete, anche le pietre grideranno. Capite che il disegno di Dio, il regno di Dio, non va avanti perché noi lo costruiamo. Non può esistere in noi se noi lo accogliamo. Il regno c'è, non lo devi costruire io o tu, né noi stiamo contribuendo alla costruzione. L'unica cosa che noi possiamo dare in qualche modo è
riuscire ad accogliere dentro e contribuire a che questo sia. I sentieri, in qualche modo avremo modo ancora di entrare di più dentro questo, ma vi dicevo che partivo con ansia, e il clima che poi invece ho respirato durante tutta la giornata mi ha fatto ritornare molto risollevato, perché mi sono detto effettivamente la stessa cosa. E capite che quando questo lo senti dentro, torni con un sentimento che si chiama gioia. Lì ho sperimentato gioia insieme penso ad altri che in qualche modo hanno vissuto questo momento. Bene, Annalisa, anche per te un moschettone, che chiaramente diventa il segno con cui si accoglie chi spezza la parola, chi contribuisce a spezzare la parola, e il moschettone ci fa capire che alla fine sulla strada noi sperimentiamo i limiti, ma soprattutto sperimentiamo che cosa? Il fatto che il tuo limite che esiste puoi superarlo grazie alla presenza dell'altro. Quindi quando ci si mette insieme per strada e ci si mette con questo spirito, tu scopri che la strada è come una cordata, né più né meno, come quando c'è una cordata su una parete, no? Ognuno dipende dall'altro. Ecco perché quando, per esempio, si fa strada e si creano dei gruppi, io li chiamo gli avanguardisti, perché sono sempre avanti un chilometro, poi i retroguardisti, quelli che alla fine stanno dietro così tanto per stare dietro, non perché sono stanchi, no? Ecco, capite che alla fine tutto questo genera un po' di scombussolamento, non si ha più il senso di una comunità che sta camminando insieme. Per cui anche il fatto di dire si cammina al passo dell'ultimo, che noi spesso diciamo, non è una questione di cortesia, è una questione di educazione all'attenzione. Perché la strada a questo serve, non serve a battere record, o a riuscire a vivere fino in fondo quello che ti sei prefisso, perché tu puoi avere un progetto e anche decidere alla fine strada facendo di cambiarlo. Se la strada ti dice altro, no? Ma è veramente educazione all'attenzione, all'ascolto dell'altro, a quello che l'altro dice, ai silenzi dell'altro. Per cui capite che il moschettone si lega molto con questa spinta quest'anno, nel senso che le due cose sono strettamente congiunte, non cammini mai sopra te stesso. Diversi in questi giorni mi hanno detto: ma io ho male alle ginocchia, io sono anziano, non posso camminare, come faccio? Capite che anche questo non è entrare fino in fondo nel senso del camminare. Finché si ha la grazia e forza di poter camminare, lo fai per tutti. Quando non potrai camminare, troverai il modo di stare con l'altro, collegandoti con la preghiera o in altra maniera. Cosa ne pensi? Hai camminato col suo cane, quest'anno in un polmone d'acciaio tutto il tempo. E la chiamavano costantemente i ragazzi di l'anno. Quando la finestra era rinchiusa in un polmone d'acciaio, non è che era fuori. Nella sostanza d'ospedale, perché non poteva stare fuori al polmone d'acciaio. E capite che alla fine tutto questo ci fa comprendere come camminando per strada noi scopriamo che cosa? Il contatto con la terra. E quindi la parola di stasera, la prima parola di ogni incontro, ha un senso di importante, è umiltà. Umiltà perché, vedete, questa poesia, questo di Umberto Saba ci dice, questo verso, io ritrovo passando l'infinito nell'umiltà. La cosa che mi colpiva è il fatto che lui lo ritrova ma passando, non stando fermo. Cioè quello che ti mette in qualche modo nella possibilità di trovare l'infinito nell'umiltà è il fatto che tu ti sei messo in cammino. E il cammino non significa solo che ti sei messo a camminare fisicamente facendo chilometri. Il cammino reale è quello che tu fai dentro di te, il cammino interiore. Ti dicevo l'altra volta, posso fare anche decine di chilometri, ma se non mi guardo mai dentro quella strada non mi sta aiutando a capire o a crescere. E trovare l'infinito nell'umiltà cosa significa? Esattamente il contrario di quello con cui noi oggi spesso viviamo l'esistenza, no? L'esistenza competitiva, dove spesso l'altro è il nemico da sconfiggere. Ecco, Humus ci ricorda esattamente che quel contatto che noi abbiamo con la terra, che è un scavo, quando dormi la sera per terra, o quando fai cammini di più giorni, quando ti metti giù per terra. L'humus, sei a contatto con quella terra dalla quale proviene e nella quale finirai. Quindi, se questo è fondamentalmente, ecco, il nostro esistere, no? Capite che anche la parola umano viene da umano, cioè dal fatto che tu vai a seppellire i morti. Ecco perché la nostra identità è molto caratterizzata da questo aspetto, no? Per cui camminare significa esattamente concepire fino in fondo che cosa? La ricerca del senso della tua esistenza.
penso sia importante, non trasformare poi, ecco, il creato in una palestra, diciamo, no? Il creato non è semplicemente una palestra, è molto di più, è realmente la possibilità di capire che, così come c'è una parola scritta che stasera viene proclamata, che diceva Galilei, ce n'è un'altra che diviene regalata nelle mani, quello che Dio ti mette a disposizione. Ecco perché abbiamo bisogno di immergerci nel creato. E perché abbiamo bisogno, come dice questo Papa, di difenderlo e di essere in qualche modo anche attivi nel portare avanti la ripresa del creato. Bene. Intenzione e azione, quale relazione? Capite che è un po' complicato. Qui ci ha pensato. Prego. Dovrebbero muovere poi le nostre azioni. Poi però ho guardato bene l'immagine che ho messo in piedi, che c'è una scena di figlio di tanto in braccio che schiocca però la freccia contro se stessa, non l'ha posizionata per schiocarla contro l'altra. E questa immagine, anche dopo aver letto e approfondito un po' il passo di stasera, mi ha fatto pensare al fatto che noi siamo cristiani perché crediamo in Cristo e pensiamo di seguire Cristo, però poi di fatto spesso le nostre azioni non dimostrano questo. E quindi non sempre c'è questa relazione tra intenzione e azione. Nel passo che spezzeremo tra poco vedremo come noi esistiamo soltanto se ci riconosciamo. Sì. Se sentiva di tutti gli altri, però di fatto dovrebbe essere questo, penso che a volte di andare se l'audio nostro l'audio devi chiudere, devi chiudere il microfono, mute, metti nel mute, sì, chiudete il microfono, grazie. Finito, Anna? Bene. Intenzione e azione, credetemi, è veramente un labirinto. È una cosa che è bella nelle neuroscienze adesso, vedete qual è, che si stanno cominciando a vedere quelli che sono gli effetti con una risonanza magnetica che mette in evidenza quelle che sono le zone del cervello che si illuminano a seconda di quelle che sono le azioni che si compiono, quali sono le aree del cervello che si attivano in alcuni processi che noi appunto abbiamo, no? Molto interessanti quelli sul camminare, per esempio, il cervello diventa un altro organo, una cosa straordinaria, si attivano tutte le connessioni. E per quanto riguarda, c'è stato anche chi ha studiato questo processo tra azione e intenzione, ha scoperto che le aree del cervello interessate sono numerosissime e di diversa natura. Questo per dire come è un processo complesso, nel senso che attiva aree diverse del cervello. E anche nella nostra esperienza capiamo che riuscire a distinguere bene qual è il nesso tra azione e intenzione è molto, molto difficile. Allora, nel cercare questa relazione, quello che penso sia importante e fondamentale è renderci conto di qualcosa che diventa fondamentale nel vivere l'intenzione. C'è un aspetto dell'intenzione che riguarda proprio il nostro essere in qualche modo immersi in un certo contesto e vivere una certa esperienza, che sono le esperienze che noi viviamo e che in qualche modo agiscono come sottofondo. Questo gli specialisti lo chiamano l'intenzionalità, quello che in qualche modo tu senti ma non hai decifrato pienamente. E poi ci troviamo a dover prendere delle scelte, a prendere delle decisioni, no? E lì capite che l'intenzione da cosa viene nutrita? Da quelle che sono i punti di riferimento o gli aspetti che in qualche modo mi stanno in qualche modo costruendo nell'inno. Per cui capite che vivere anche quello che è l'ascolto, come facciamo nella parola, cercando di comprendere come questa può diventare importante per quello che è l'azione e l'intenzione che noi andiamo ad avere, è fondamentale. Ma come fa la parola ad aiutarmi nel discernere le intenzioni? C'è Balduino di Canterbury che alla fine la cosa che diventa essenziale è essenzialmente comprendere questo. Che in ogni intenzione, la cosa di cui io mi devo in qualche modo chiedere, interrogare, è esattamente se effettivamente
è per il bene. E lì il problema è cos'è bene e cos'è male oggi, no? Per esempio, tanti aspetti che fino a poco tempo fa sembravano negativi, oggi ci vengono spacciati come positivi. Poi ho capito che la parola mi mette davanti una possibilità di comprendere qual è l'identità precisa che con l'uomo Dio ha voluto per me e qual è la dignità di cui mi ha rivestito. Ecco, Annalisa ci trova il senso della paternità e della figliolanza, quindi perché se c'è un padre c'è anche un figlio, no? Ma se c'è un padre c'è un figlio, significa che alla fine se siamo figli dello stesso padre, siamo fratelli. La fraternità, la sororità nasce proprio da questo aspetto, cioè dal comprendere che ricordo che c'è un padre. E poi l'azione come viene in qualche modo utilizzata da quelli che sono i parametri con cui io ho vissuto la mia intenzione. Allora capite che viene fuori di nuovo quella parola dell'anno scorso che usavamo, no? Che è discernimento. Dove fondamentalmente quello che conta è realmente interrogarmi su quali sono i principi che in qualche modo mi stanno costruendo, mi stanno edificando e su come rispondo al futuro. Per cui capite, noi non siamo quello che facciamo. Ah, io sto facendo servizio. Sì, ma la tua intenzione qual è? Cioè di cosa stai riempendo il servizio che fai? Del fatto che l'altro sta godendo di quello che tu dai gratuitamente o del fatto che tu stai legando l'altro a te per quello che gli stai dando. Capite che l'intenzione in qualche modo cambia totalmente l'aspetto del servizio. E anche quella che può essere un'azione positiva, la freccia che tu scagli verso l'altro, no? Può diventare il boomerang negativo che torna verso di te. Quindi non basta fare delle cose, mi devo interrogare su quali sono le intenzioni che mi stanno animando. E qui la grandezza dei santi, in particolare di Teresa di Calcutta, ci viene in aiuto in maniera molto semplice. Io ho terminato già da 5 minuti su intenzione e azione. Teresa di Calcutta dice: non importa quello che fai, l'importante è che quando fai una cosa ci metti tutto l'amore che vuoi. Bravo. Significa cosa mi sta spingendo a fare quello che vuoi. Guardate che non è semplice, perché noi spesso questo non ce lo chiediamo. Cioè, noi lavoriamo molto sulle azioni, ne costiamo tanto, ma le intenzioni, quelle profonde, non le confessiamo spesso neanche a noi stessi. Ecco perché il lavoro di riflessione sull'intenzione è fondamentale. Il Bartolini di Canterbury dice, allora, se nella intenzione devo distinguere e vedere ciò che è retto, cioè ciò che è buono e non è male, cos'è che distingue e mi rende nell'azione in qualche modo coerente? Lui dice la mancanza di doppiezza. E lo stesso Vangelo ci dice: il tuo parlare sia sì sì e no no. Cioè significa che la doppiezza, il ni, fondamentalmente è quello che poi rende distinto. Quanta doppiezza ci può essere nelle azioni che facciamo? Me ne accorgo andando a scavare nelle mie intenzioni, è lì che cresco. Non cresco semplicemente perché faccio servizio, ma perché quel servizio mi fa interrogare su quali sono le mie intenzioni profonde. Ed è lì che scopro che ho bisogno di essere curato da questa parola. Ecco perché poi non lo posso più fare a me. Vedete l'esempio tra Marta e Maria, no? Cioè riuscire a comprendere che il problema non è affannarsi. Perché tanto il regno c'è, non lo costruisci tu. Il problema è gioire di quello che ti viene dato perché ti conosci e puoi cambiare. Puoi cambiare. Bene, vediamo come ci aiuta adesso ad entrare Papa Francesco in questo tema di stasera. Due parole guidano l'omelia del Papa nella messa del mattino a Santa Marta, scegliere e piccolezza. Noi, ha affermato Francesco, rifacendosi alla prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio in cui Mosè manifesta la volontà di Dio di costituire Israele come suo popolo, non abbiamo scelto di seguire Cristo, ma è Lui che ha scelto noi, legandosi in modo indissolubile alla nostra vita, immischiandosi nel nostro cammino quasi da diventarne prigioniero. Ci ha scelti per amore e rimane fedele sempre, ha aggiunto Bergoglio, sostenendo
sostenendo che è proprio l'essere prescelti da Dio che definisce la nostra identità. Altro concetto, la piccolezza, condizione fondamentale per entrare nel cuore di Cristo e vedere la sua gloria manifestarsi attraverso di noi. Lui si rivela ai piccoli. Se tu vuoi capire qualcosa del mistero di Gesù, abbassati. Fatti piccolo. Riconosce di essere nulla. E non solo sceglie e si rivela ai piccoli, ma chiama i piccoli. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Io vi darò il ristoro. Voi che siete più piccoli per le sofferenze, per la stanchezza. Lui sceglie i piccoli, si rivela ai piccoli e chiama i piccoli. Ma i grandi non li chiama, il suo cuore è aperto. Ma la voce non arriva ai grandi, sono pieni di se stessi. Per ascoltare la voce del Signore bisogna farsi piccolo. Ricominciare da qui, dal mistero di Dio che ci ha salvati con la sua fedeltà, ha concluso il Papa, è fondamentale per celebrare nel cuore i grandi misteri della salvezza, la fede in primo luogo, nocciolo della nostra vita. Ci mettiamo in piedi, invochiamo lo Spirito. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Spirito, vieni, gridava Padre. Vieni, Spirito, vieni, gridare. Soli voi non siete pieni di paura, nello Spirito gridava Padre. Soli voi non siete pieni di paura, nello Spirito gridava Padre. Vieni, Spirito, vieni, gridava. Luca 18, 15, 17. Sì, sì, sì. Dal Vangelo secondo Luca. Gli presentavano anche i bambini, perché li accarezzavano. Ma i discepoli, vedendo ciò, si riproveravano. Allora Gesù gli fece venire avanti e disse: lasciate che i bambini vengano a me. Non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. A te, Annalisa. Prego. Allora, intanto devo ammettere che a volte vivo una tentazione quando leggo il Vangelo, nel senso che appena mi sono approcciata a questo passo, mi sono ricordata che anni fa avevo ascoltato lo stesso brano, però del Vangelo di Marco.
E quindi la tentazione che vivo è quella di dire, che anche stavolta diciamo così, è stata quella di dire, ah, beh, quello dei bambini l'ho già fatto, cioè l'ho già proponito. E invece mi rendo conto sempre di più che la vera sfida non è solo quella di leggere la parola, ma si ricordava appunto di me, quella di lasciarsi leggere la parola e di leggere soprattutto la nostra vita, quello che viviamo nel nostro quotidiano alla luce di quella parola. E quindi, come sempre, con grande sorpresa, nonostante fossero dei versi che già conoscevo, avevo approfondito e ascoltato, scoperto tante altre cose nuove, che la bellezza della parola è proprio questa, che si può leggere e rileggere lo stesso passo, ma ogni volta quelle parole, quelle frasi susciteranno dentro di noi dei sentimenti, delle emozioni diverse, e soprattutto ci faranno cogliere, ecco, un aspetto sempre. Allora, appunto, come dicevo, questo brano diciamo che è un doppione quasi, perché lo ritroviamo sia in Marco, ma anche nel Vangelo di Luca, in diverse occasioni parla dei bambini e mette al centro i bambini. Però in particolare in questo di stasera troviamo veramente il nodo essenziale del bambino, che è un po' quello che dicevamo prima, cioè l'identità e la dignità che abbiamo accettando e riconoscendo di essere figli di Dio, creati a immagine e somiglianza di Dio. E se quindi siamo figli, appunto, siamo dello stesso padre, siamo anche fratelli fra di noi. E la cosa importante è anche il fatto che noi esistiamo solo nella relazione con Dio. Ora gli presentavano anche dei bambini perché li portasse. Visto ciò, i discepoli li rimproveravano. E nella traduzione che ha proclamato Gesù c'era perché li accarezzasse. Però preferisco quella in cui perché li toccasse, perché è importante quel tocco. E allora, intanto gli presentavano dei bambini, cioè non specifica chi gli presenta questi bambini, potrebbero essere le mamme, potrebbero essere le figlie, le nonne, non si sa. E il termine bambini, che nel passo viene ripetuto più volte, in realtà nella traduzione greca, viene indicato con due termini differenti. E in questo primo caso, di questo primo verso, il termine bambini greco è brefos, che in realtà indica il feto, cioè il bambino che è ancora nella pancia della madre, cioè il bambino che non è ancora nato, perché in realtà noi nasciamo, cioè veniamo alla luce, solo quando scopriamo di essere amati di questo amore infinito che ci dona Gesù. Mentre fino ad allora non possiamo dirci nati, cioè non possiamo dire di vivere realmente, perché non ci sentiamo amati, non ci sentiamo accolti, non abbiamo ancora scoperto questo grande dono. E dicevo, mi piace più l'espressione perché li toccasse, perché il tatto è un gesto, cioè il toccare è un gesto che implica reciprocità, cioè io non posso toccare Michele senza che nel frattempo Michele in qualche modo sta toccando anche me. E quindi ci deve essere questa relazione reciproca, ma soprattutto perché questo contatto che io posso avere con l'altro, con Dio, è l'unico mezzo che ci mette effettivamente in comunione, sia con gli altri che con Dio. E nel Vangelo Gesù tocca soltanto due persone, che sono la prostituta, e che quindi non poteva essere toccata, e l'emorroista, esatto, la donna che perdeva sangue. Solo in queste
tredicenne si dice che Gesù tocca qualcuno, mentre in tutti gli altri casi è la gente che lo schiaccia, cioè che prova a toccare lui. Quindi già vediamo che Gesù tocca tutti quelli che in realtà nella cultura, nella nostra storia. Scusa, penso che sia interessante questo discorso dello schiacciare, no? Qualche aspetto in più, perché vedete, Gesù non era schiacciato soltanto quando camminava nelle strade di Palestina. Ci sono tanti modi con cui noi come comunità cristiana oggi tendiamo a schiacciarlo, a fare un po' di discepolo, no? Io vi inviterei, mentre Annalisa continua, a riflettere su quali possono essere i modi con cui oggi come cristiani noi schiacciamo Gesù in qualche modo, no? Qualcuno si chiedeva, ma se arrivasse oggi Gesù durante una nostra celebrazione, cosa avrebbe? Potrebbe entrare o lasciare in carne e ossa, qua, non in forma eucaristica. Io penso che, insomma, la domanda non è così peregrina, veramente è importante, no? Perché penso che sia fondamentale anche chiederci come noi ci relazioniamo nei confronti di questo Gesù e soprattutto come teniamo questo Gesù nei confronti degli altri, no? Scusi. Quindi già Gesù fa questo atto rivoluzionario. Gesù è quello che tocca gli intoccabili, che toccherà poi il leproso, che toccherà la bara di un bambino nuovo, tutte cose che nella sua cultura non andavano toccate. E invece con questo gesto Gesù in qualche modo ci fa capire che lui si tocca nel nostro vita. Cioè, tutte queste persone che vivevano questo limite, il limite che era morto, che era malato, vengono toccate da Gesù, perché è quel tocco che ci dà vita, che ci salva. E questo senso del tatto diventa anche sinonimo per esprimere la fede. Prima si diceva la parola mi tocca o non mi tocca, quindi è un po' la fede. Quanto ci lasciamo in realtà toccare? Quando ci lasciamo proprio smuovere dentro, quando ci smuove l'anima. E questo è l'atteggiamento di Gesù. Invece l'atteggiamento dei discepoli in alcune traduzioni è li rimproveravano, in altre li minacciavano proprio. Perché? Perché se immaginiamo un po' la scena, immagino questi discepoli come se uno fossero i bodyguard di Gesù, no? Cioè evitano che gli altri gli si avvicinino. Ma perché non si poteva avvicinare Gesù a queste donne? Si presume che fossero delle donne a presentare i bambini, per quella che era la condizione che vivevano le donne a quel tempo. Cioè le donne esistevano soltanto come appendici degli uomini. Quindi prima veniva l'uomo e poi in secondo piano c'era la donna. E, tra l'altro, le donne non potevano essere discepoli di Gesù, soltanto agli uomini era concesso essere discepoli di Gesù. Per non parlare poi dei bambini, perché se le donne erano la pendice dell'uomo, i bambini erano la pendice della donna, che era la pendice dell'uomo. E secondo quella legge non avevano destini. Perché erano incapaci ancora di intendere il volere, quindi allora era negato tutto. E anche lì, quindi, Gesù sconvolge questa convinzione dei discepoli, no? Perché loro si sentivano un po' gli eletti, e invece Gesù presta tanta attenzione e tanto amore ai bambini che in realtà erano considerati niente. E si dice che, cioè leggiamo, allora Gesù li chiamò a sé. C'è questo pronome lì, non specifica in realtà, magari verrebbe da pensare che chiamasse ovviamente i bambini, però potrebbe anche aver chiamato i discepoli, non è specificato. Resta diciamo un po' questa sorta di ambiguità, chi chiama Gesù, chiama i discepoli o chiama i bambini in questo caso. E la... diciamo, l'immagine che preferisco è quella che chiama i bambini perché in realtà sono i suoi veri discepoli. Cioè, i discepoli, nonostante vivessero con lui,
in fondo non avevano ancora capito molto di quello che lui proclamava e predicava. E quindi Gesù invece sceglie i bambini. Il termine qua bambino invece non è uguale, anche se noi in italiano lo traduciamo sempre con lo stesso termine che abbiamo visto al primo verso, qui invece è diverso, perché non è più Pedro, il Brefos, ma è Pais, che vuol dire bambino, ma che significava anche schiavo, proprio per la condizione in cui la condizione in cui venivano considerati appunto i bambini. Tant'è che quando nascevano i bambini c'era l'abitudine, il padre lo sollevava in alto e poi se gli piaceva lo teneva e rimaneva suo figlio, altrimenti lo poteva buttare giù da una rupe. Proprio perché non avevano nessun diritto, erano i maschi, il padre che decideva se farlo vivere o meno, se accettarlo o meno per il figlio. Perché sceglie il bambino proprio? Perché la prima caratteristica che è tipica del bambino è quello che il bambino vive del dono dell'altro, cioè vive dell'amore dell'altro, vive solo in relazione dell'altro e ha bisogno della madre per vivere. Ma appunto quello che è un suo limite, cioè l'avere bisogno dell'altro per sopravvivere, diventa il luogo di comunione con l'altro, cioè riesce ad entrare in comunione con l'altro. Come dicevo prima, è nel limite che Gesù ci porta, nel limite che Gesù ci tocca, nei momenti di difficoltà, nelle situazioni difficili che viviamo, quando sperimentiamo di avere bisogno di essere accolto, di essere accolti e amati dagli altri. Ma allora come si fa a vivere? Che cosa bisogna fare per entrare in questo famoso regno di Dio che in diversi passi già anche dell'Antico Testamento di cui sentiamo parlare? L'unico modo è quello appunto di riconoscersi bambini, che non significa di comportarci come bambini, ma di riconoscere il bambino che c'è dentro di noi, che ha bisogno di vivere tra le braccia del padre e che ha bisogno di essere dell'amore del padre appunto per sopravvivere. Poi al versetto 17, in alcune traduzioni leggiamo in verità vi dico, invece in una traduzione amen vi dico. Io ho sempre saputo che amen vuol dire che sia. E invece qua ho scoperto che amen significa anche in verità ed è una parola che pronuncia Dio proprio quando parla lui, cioè come dire, parla lui, sta parlando Dio, quindi è così, cioè è la verità. In verità vi dico, chi non avrà accolto il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. Già Michele lo diceva prima, il regno di Dio noi spesso pensiamo che si debba creare, costruire, formare, e invece non è così, perché il regno di Dio è già fatto. Il problema sta nell'accoglierlo o meno. E anche questo verbo accogliere è molto bello. Perché e anche legarlo all'immagine del bambino è molto bello, perché se io penso ad un bambino che per esempio dopo una giornata rivede il papà che torna a casa la sera, il bambino sicuramente lo accoglierà con gioia, allargherà le braccia per abbracciarlo, non vedrà l'ora di essere appunto preso in braccio, stretto tra le sue braccia, e questo è il modo con cui vuole Dio che accogliamo la sua parola, ed è questo è l'unico modo che abbiamo per entrare nel suo regno, cioè quello di fargli spazio, di accoglierlo proprio
con un padre. E per quanto questo possa essere difficile, è Dio stesso che ci insegna l'accoglienza, perché lui è il primo che ci accoglie, che ci dà la, che dà la vita per noi, che ci fa sperimentare il suo amore, che è uno gratuito e che non va conquistato, così come ancora spesso si pensa, e così come ci ricordava il passo precedente a questo, in Luca, che era il brano del fariseo e del pubblicano. Quindi c'è questo amore gratuito che deve solo essere accolto. Cioè, non abbiamo fatto nulla per meritarci, non dobbiamo fare neanche adesso nulla per meritarci, lo dobbiamo semplicemente accogliere. E questo è quello che i bambini, per esempio, ci insegnano. Ad accogliere a 360 gradi. E infatti, quando spesso ci chiediamo ma perché alcuni credono e altri no, perché alcuni hanno la fede e altri no, diciamo sempre che la fede è migliore. Quindi la differenza sta solo tra chi desidera accogliere e chi invece non desidera di accogliere, non desidera di allargare queste braccia, di abbandonarsi tra le braccia del padre e fidandosi ciecamente. E quindi questo, cioè questo accogliere, questo amore gratuito, questo sentirsi figli dello stesso padre e quindi fratelli tutti, è l'unico modo che abbiamo per poter entrare nel regno di Dio. E solo così potremmo veramente proclamare il Salmo 131, che recita: io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a tua madre, come bimbo svezzato e la dinamica. Maestro, ho trovato questo video, tra l'altro ho scoperto essere solo una puntata di una serie di cartoni che appunto raccontano la vita di Gesù, e penso che questi due minuti di video esprimano molto bene il senso del passo che abbiamo. Gesù, durante la sua predicazione, invita spesso coloro che lo ascoltano a venire a far parte del regno dei cieli. Il regno di cui Gesù parla non è un'immagine simbolica. Quel regno è concretamente costituito dalla sua presenza che fa vivere di sé una grande moltitudine di bambini, donne e uomini che dall'inizio dei secoli hanno scelto e sceglieranno nel futuro di vivere secondo la legge di Dio. Ad esso appartengono tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa ed amano il prossimo come e più di se stessi, cioè tutti coloro che hanno rinnegato il peccato e seguono Gesù. Gesù dice a ciascuno di noi: vieni e seguimi nel mio regno. Ognuno di noi deve dare la sua risposta. Gesù invita tutti, non guarda al colore della pelle, alla nazionalità, alla razza di appartenenza. Gesù non guarda alla bellezza, alla forza, alla ricchezza, all'intelligenza di quelli che lo seguono, guarda solo alla sincerità del loro cuore. Per questo il regno di Dio annunciato da Gesù è un regno senza confini, al di là del tempo, avrà un compimento oltre la storia. Del regno di Dio si parla sin dall'Antico Testamento. Fin dai primi libri della Bibbia, Dio è il creatore,
è il Signore assoluto dell'universo, è il Re. Re era appunto, nel linguaggio dell'epoca, il supremo capo di un popolo, l'artefice responsabile di tutto. Secondo il Nuovo Testamento, Gesù, il Figlio di Dio, il Messia, attua il regno del Padre. Il regno dei cieli è vicino, ripete Gesù. La proclamazione del regno, secondo Gesù, è la proclamazione del regno dell'amore, il cuore dell'annuncio evangelico. Il regno di Dio viene promesso in particolare ai bambini e ai poveri, e cioè a tutti coloro che, come i bambini e i poveri, spogli di ogni potere e di ogni ricchezza, affidano totalmente la propria esistenza alla misericordia e all'amore di Dio. Per questo Gesù rimprovera coloro che vorrebbero allontanare da lui i bambini, dicendo: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché loro è il regno dei cieli». Il regno è quindi dei miti, dei misericordiosi, degli operatori di pace, dei perseguitati a causa della giustizia e di quelli perseguitati a causa del loro essere cristiani. Gesù insegna a pregare così: «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno». Bene. Grazie Annalisa. Ecco, penso che adesso abbiamo anche i portatili, per cui se qualcuno vuole fare una risonanza, ecco, penso sia il momento anche di poterla fare, giusto come dato, perché di carne sul fuoco questo brano non mi getta veramente tanto, ma soprattutto penso che la cosa straordinaria di ogni passo del Vangelo è quanto questo Gesù che il Vangelo ci rivela è distante da quello che noi ci portiamo nella nostra mente, no? Perché il nostro è fatto a immagine e somiglianza di quello che è il modo con cui noi ci relazioniamo anche in quella che è la nostra esistenza umana e misera in qualche modo, no? E lui in qualche modo è sempre lì pronto a stravolgere completamente tutto, no? Faccio un esempio banalissimo, no? Giustamente noi ci ricordiamo l'Eucaristia di una grande devozione e di un'attenzione. Tanti ancora oggi si rifiutano di ricevere l'Eucaristia sulle mani perché si sentono indegni. Capite che anche questa è una non conoscenza del Vangelo. Perché quello che ci diceva stasera Annalisa è esattamente l'opposto. Lui si lascia toccare da chi fondamentalmente in quel contesto era considerato assolutamente impuro, cioè da quelli che per eccellenza non lo potevano toccare. Capite che se noi sottraiamo Gesù a questa necessità di contatto con chi ne ha veramente bisogno, è come se al malato togliessimo la medicina dicendo prima guarisci e poi te la do. Capite qual è il grande dramma della religiosità? Il fatto che tu ti devi guadagnare quello che ti viene dato gratis. Totalmente. Perché l'amore, se te lo guadagni, non è più amore. Si chiama in un'altra maniera, si chiama meretricio, l'amore delle prostitute tu paghi. Calpestando prima la dignità di quella donna e poi la tua. Perché sei un essere povero, infelice, che ha bisogno di poter dire io posso pagare anche l'affetto, anche l'amore, anche l'accoglienza, che è l'unica cosa che non puoi comprare con i soldi. Non la puoi comprare perché o te la dà l'altro o non la ricevi. E l'accoglienza, l'affetto è gratuito. Ecco perché quando l'altro mi accoglie mi fa stare in piedi. Ed ecco perché non c'è elemento più grande nel vivere anche quello che può essere la nostra relazione con il mondo, con chi per esempio non vive le nostre stesse scelte con fede, che sia quello dell'accoglienza. Per cui capite che è realmente l'accoglienza che fa in qualche modo vivere fino in fondo quello che è l'esperienza piena del mondo. Ma anche qui dovremmo renderci veramente conto di come spesso noi facciamo barriere. Ecco, lei diceva come se i discepoli fossero le guardie del corpo, i bodyguard di questo Gesù, no? Come se fossero in qualche modo quelli che, pur non avendo capito niente, fanno in modo di dire è nostro, perché noi ci stiamo di più con lui. E lui dice esattamente il contrario. Non avete capito il tutto. Sono loro che voi considerate i reietti, che non hanno nessun diritto. Sono loro che già sono dei reietti. Capite?
Capite come si rivoluziona totalmente il nostro modo di pensare basato sui titoli, sull'altisonanza, su tutto quello che in qualche modo rende infelice le nostre esistenze. Ma anche nel tutto, chi fa il primo passo, chi non lo deve fare. Capite che spesso le nostre esistenze sono avvelenate da tutto questo. E il Vangelo ci viene a dire, guarda che la buona notizia è che tutto questo è spazzatura. È spazzatura, cioè. Ed ecco anche l'appello del Papa, no? Versi piccoli, ma non per un malinteso senso di umiltà, perché c'è un'umiltà che è orgogliosa e quella non produce frutti. C'è un'umiltà che viene ostentata e quella non produce frutti. Ma è quella che ti dà le intenzioni nel cuore. Ecco perché si dice, il Signore scruta i disegni, i pensieri e le intenzioni del cuore. Perché scruta i pensieri e le intenzioni? Perché il cuore, inteso biblicamente, è il centro della nostra esistenza, è il punto di unione tra la mia fisicità e il mio spirito. E ancora una volta torna il cammino, perché quando cammini che tu riesci a trovare spesso questa sintonia tra corpo, mente e spirito, e ti senti rinascere. Quando senti il dolore della gamba, il dolore del piede, ti accorgi veramente che sei limitato, che hai bisogno dell'aiuto dell'altro, che il tuo corpo ha un limite. E ogni tanto lo devi assaporare questo limite, perché altrimenti ti senti un superman. Nella mia esperienza rimane profondamente vivo un posto che si chiama Cavalluna in Sardegna, perché dopo una giornata micidiale sotto il sole, eravamo con un clan, dopo una giornata micidiale in cui fondamentalmente siamo pure rimasti senza acqua per più di mezza giornata, finalmente arriviamo in questa piccola caletta dove puoi arrivare soltanto dalla strada che facevano noi o via mare, e deve fare l'ultimo chilometro per andare in una sorta di baracca che era montata lì per comprare dell'acqua. E dopo una giornata in cui ti eri dato da fare in tutti i modi, avanti e indietro, io arrivo, stavo andando con tutti che vi ho confermato, mi siete di dire qui non ce la faccio più, basta. Il secondo. E voi non sapete come lo risolvo. Grazie alla borraccia di una ragazza che aveva l'ultimo sorso d'acqua, che vedendo in quelle condizioni dice, tieni. E ti rimetti in piedi. Capite cosa significa sperimentare il limite della strada? Chi mi ha tirato su? Tu sì. Tu sarei rimasto ancora lì. Perché non ce la facevo più. Basta. Capite che quando tu sperimenti questo limite, sai che sei limitato. Non sei limitato. Sì, avevi fatto avanti, indietro, avevi messo pure a cuore, avevi fatto di tutto per trovare la strada. Ma alla fine sei rimasto seduto per terra. Allora capite che tutto questo è veramente importante e ci riporta fino in fondo veramente a prendere sul serio quelle sono le nostre intenzioni, che poi danno forza e anima alle nostre azioni. Perché non ci rifletteremo mai abbastanza. Adesso io vi invito ad ascoltare questa canzone di Otto Om, che a guarda caso ha per titolo Le nostre buone intenzioni. Dove l'inizio è solo la fine, la certezza dei fotoromanzi tra di noi. Di avere una scelta ma non ce l'hai, ai, ai. Dice che te fa paura il domani. La vita spaventa chi la subisce, a chi volta le spalle alla vera amicizia, a chi prende a calci un cane per strada e magari ti dice di amare la vita, chi vuole un presente a quel bastone, vorrebbe far parte del tuo baraccone, ma il tempo sputtana anche queste persone, la loro parola d'onore, nel nulla non chiama.
paure, dal buio lasciamo emergere volti, riempiamo gli istanti con piccoli assurdi frammenti che in vita chiamiamo ricordi, negli occhi cerchiamo dei nuovi colori che sappiano darci le motivazioni, vedere appassire le rose e con loro le nostre buone intenzioni. Solo l'inizio è solo la fine, quello che interessa ai telespettatori come te. Dici di avere una scelta ma non ce l'hai, ai, ai. Di te che te fa paura è il domani. La vita spaventa chi dorme sul posto e si attacca al borsello di mamma e papà, chi vive l'amore come un reato e mangia un gelato che sa di bromuro, a chi si è trovato un bel pezzo di carta per fare contenti il nonno e la nonna, soltanto che poi smaltita la sbornia rimane soltanto tristezza. Nel nulla nutriamo le nostre paure, dal buio lasciamo emergere volti, riempiamo gli istanti con piccoli assurdi frammenti che in vita chiamiamo ricordi, negli occhi cerchiamo dei nuovi colori che sappiano darci le motivazioni, vedere appassire le rose e con loro le nostre buone intenzioni. Nel nulla nutriamo le nostre paure, dal buio lasciamo emergere volti, riempiamo gli istanti con piccoli assurdi frammenti che in vita chiamiamo ricordi, negli occhi cerchiamo dei nuovi colori che sappiano darci le motivazioni, vedere appassire le rose e con loro le nostre buone intenzioni. Paure, dal buio lasciamo emergere volti, riempiamo le stanze con piccoli assurdi frammenti che in vita chiamiamo ricordi, negli occhi cerchiamo dei nuovi colori che sappiano darci le motivazioni, vedere appassire le rose con loro le nostre buone intenzioni. Riempiamo le nostre paure, dal buio lasciamo emergere volti, riempiamo le stanze con piccoli assurdi frammenti. Penso che sia fondamentale un po' anche tenere presente questa relazione tra intenzione e motivazione, no? Tante volte quando cammini arriva un momento in cui dici, ma chi ci ha portato? Allora capite che a quel punto avere delle intenzioni forti, fondamentali, quando le motivazioni vengono meno, è importantissimo. E noi spesso confondiamo le intenzioni con le motivazioni. Una motivazione potrebbe essere il posto che mi piace, il fatto che la compagnia è bella, sì, tante motivazioni possono portarmi in strada. Ma se ho un'intenzione profonda, che è quella di conoscermi profondamente dentro, allora è quello che mi rimette in piedi e colora i miei occhi e mi fa trovare nuove motivazioni nell'andare avanti su questa. E questo vale anche per l'ascolto della parola. Per cui leggere fino in fondo qual è la relazione tra le intenzioni che abbiamo, le motivazioni che poi per strada spesso perdiamo, e anche questo è un meccanismo importante per noi. Per riuscire a capire che se le intenzioni sono solo, se le intenzioni sono in qualche modo forti dentro di noi, le motivazioni sono in maniera buona. Bene, qualcuno vuole condividere un pensiero? Niente? Penso che anche questo aspetto del tocco sia fondamentale, no? Sul discorso delle comunità che schiacciano, pensate, l'ultimo Mazzolari diceva dobbiamo liberare la parrocchia, siamo negli anni 30 del Novecento, da quel muro che i cosiddetti vicini fanno nei confronti di Dio, impedendo a chiunque di poter accedere. Durissimo. Ma si era reso conto di qual era il clima che si è sostituito, no? Noi siamo gli amici del padre. Guai a chi si avvicina. Le nostre chiese non sono cristocentriche. No, scordate, le nostre chiese sono pretocentriche.
Per cui il tuo problema è stare vicino al prete, non stare vicino a Dio. Scusate, sono così netto, ma sono le cose che vedo tutti i giorni. Ed è bene che le diciamo con forza, per smetterlo di essere liberi. C'è Cristo, c'è nessun altro. Nessun altro. Vescovo e Papa compreso, nessun altro. C'è Cristo, c'è. Il resto serve a portare Cristo, non a portare se stesso. Bene, visto che nessuno vuole aggiungere niente, andiamo avanti con la lanterna magica. E ovviamente stasera un film che a me piace tanto, ed è Il pescatore di sogni. Ci sta. Egregio dottor Jones, io rappresento un cliente molto facoltoso che desidera introdurre i salmoni nello Yemen. Gentilissima Harriet Chetwood Talbot, se il suo sceicco vuole buttare via i suoi soldi, perché non si compra una squadra di calcio? Sì, primo ministro. Me ne sto occupando. Credo di aver trovato qualcosa che le piacerà. Voglio buone notizie dal Medio Oriente, una grossa storia. Al lavoro. Gruppo femminile in tournée in Medio Oriente. Forse. No, meglio di no. Progetto per l'introduzione della pesca al salmone nello Yemen. Questa è una presa in giro. Ci sono 2 milioni di pescatori nel Regno Unito. 2 milioni? Tutti lì ad agitare le canne da pesca? Splendido. È appena diventato un progetto prioritario. È palesemente ridicolo. Dovremmo catturare 10.000 salmoni, portarli vivi nello Yemen per consentire al suo sceicco di tirarli fuori dall'acqua per puro divertimento. Fino all'arrivo della stagione secca, quando moriranno tutti. Trovo l'uscita da solo. Lei mi crede pazzo? Sarebbe un miracolo se dovesse accadere. È come se fossi rimasto bloccato per anni. Sono geneticamente programmato per vivere una vita noiosa e banale. Se farà questa cosa senza metterci il cuore, credo che non arriveremo a niente. Devi avere fede, dottor Alfred. Non trovi che stia andando molto bene? È un'esperienza straordinaria. Non stavo parlando del progetto. No, nemmeno io credo. Fede, dottor Alfred? Sì, d'accordo, allora fede. A credere che questa folle impresa potrebbe anche riuscire. Guarda! Oh, buon compleanno, Patricia! Oh, sì, ce ne fossero come voi tra i ministri. Beh, se in questa cosa non ci metti il cuore, credo che non arriveremo mai. Ma quante volte ce lo potremmo dire? Quante cose facciamo banalmente, ripetitivamente, formalmente, senza metterci il cuore, senza sentire la passione che vibra, no? Io penso sia importante veramente interrogarci su quali sono le intenzioni anche che spingono ciascuno di noi a vivere anche quella che nostra appartenenza in questa chiesa. Non è un credo, è veramente una barca su cui o impari a vivere come equipaggio o non puoi fare il passaggio. Noi spesso abbiamo trasformato la nostra chiesa in una sorta di verba di soldati, no? I cosiddetti vicini ci chiamano, ma vicini a Dio proprio. Capite che tutti quelli che sono venuti lontano da Cristo, lui è più vicino di quanto possiamo immaginare. Ieri, oggi e domani. Ecco perché il Vangelo è illuminante. Perché veramente ci dà una prospettiva completamente diversa. Per cui capite che anche liberarsi anche da tutto un substrato che in qualche modo mi porta a vivere quasi la mia relazione con lui come un ricetto, come qualcosa di teorico, idee da avere su Dio, no? Mi spinge invece ad incamminarmi su un sentiero diverso e poi di fare la fatica di camminare, a
camminare serve a due cose. Primo, liberarti dal fardello di cui sei carico, cioè di quelle che sono le false idee su Dio, finalmente aprirti all'incontro rivivificante e rigenerante. Perché capite che le due alternative, altrimenti, avranno la mente. O l'alternativa religiosa in cui ti compri quest'amore con le tue buone pratiche e pensi di averlo, di essertelo guadagnato perché hai fatto le cose secondo il codice di diritto canonico. O dall'altra parte chi invece di questo Dio dice io ne faccio a meno perché il mio Dio è il mio Dio. È la tesi. Ma guardate che il religioso e l'ateo sono identici. Uno si sta sottomettendo per paura a Dio, l'altro per lo stesso motivo, di non riuscire a concepire un Dio di questo tipo, lo sta rifiutando e si fa Dio di Dio. Capite che il dramma è esattamente l'immagine di Dio che noi abbiamo. Ecco perché bisogna ritornare a proclamare il Vangelo con forza dentro questa Chiesa, ma non semplicemente durante la Messa. Perché questa è parola che tiene in piedi l'universo. Capite perché non se ne può parlare. Bene, stasera finiamo pure con qua. Occhio alla notizia. Guarcino, un piccolissimo villaggio in cui nasce un patto tra generazioni che riescono a ripopolare questo piccolo villaggio, che sta riacquistando una nuova vita per un semplice motivo, perché anziani e giovani si stanno ritrovando a ripopolare le case di questo. L'amministrazione ha semplicemente potenziato tutti i servizi digitali e dove ci potevano essere, ha messo a disposizione tutta una serie di servizi, grazie a quella che è la collaborazione dell'università, e stanno facendo un esperimento bellissimo, che alla fine, vedete, ci riporta esattamente al cuore del Vangelo, no? I discepoli credono di essere loro i grandi e di non avere bisogno dei piccoli. E noi non tutte volte, vedete, viviamo le nostre relazioni per compartimento stagno, i giovani con i giovani, gli anziani con gli anziani, i mediani con i mediani. Ecco, il patto di Guarcino ci dice esattamente che la possibilità che hai di esistere pienamente è quando tutti vivono insieme, trasversalmente, per tutte le generazioni. Che non ci sono età migliori di altre, ma che ogni età riesce a portare qualcosa che l'altra non ha. La nostra è l'epoca del giovanilismo, dove pensi che sei solo hai tutto. In realtà noi abbiamo di nuovo ghettizzato i bambini e gli anziani. E non capiamo che la risposta è quello che sta succedendo a Guarcino, quando li metti insieme le generazioni. Capite come anche le notizie che spesso possono anche passare inosservate, no? Ci parlano di quello che in qualche modo è un aspetto fondamentale, no? La trasversalità delle relazioni, la necessità di quella che è la trasversalità delle relazioni. Invito alla lettura i no che aiutano a crescere. Penso sia importante, ecco, oltre ai sì, comprendere che sono anche dei no che ci aiutano a crescere. E riuscire a comprendere fino in fondo come molte parole oggi le stiamo svalutando totalmente. No? Quanti amici hai su Facebook? 3.500. E li chiami amici? Va bene che vanno, sono contatti. Ma se ne avessi 2-3 amici veri, allora cosa sarebbe il corso? Perché l'amico è quello che ti arriva e ti dà una mano quando ne hai veramente bisogno, anche se sono le 3 di notte. Non è chi mette like, mi piace. Capite come anche le parole oggi le stiamo sovvertendo. Se non sperimenti mai cos'è l'amicizia in carne e ossa e pensi che l'amicizia è quella di Facebook, questa parola noi l'abbiamo distrutta totalmente. Grazie ai signori di Cupertino in California che ci stanno insegnando come vivere attraverso Facebook, Twitter. Dire cosa è importante, no? Renderci conto completamente di quale universo in qualche modo spesso i nostri ragazzi oggi stanno vivendo. Amicizia su Facebook, amicizia. Passi di parola, vedete il Salmo 131, Matteo 18, 1, 5, Giovanni 3, 1, 16, Luca 9, 46, 48,
Luca 10, 21, 22, Galati 4, 4, 7. Se volete, diciamo, su questo aspetto ce n'è tantissimo. Perché... Bene, a questo punto l'angolino dedicato ai piccoli per ricordarci che veramente abbiamo bisogno di ritrovare quel bambino che c'è. E come ci diceva Luisa, non per essere infantili, ma per affidarci. Il bambino è colui che si affida. Ci diceva lei, come bimbo spezzato in braccio a sua madre. Non un bimbo che cerca la mamma più perché gli dà il latte, ormai è spezzato, ma perché gli piace il calore delle braccia della mamma. Non vado a messa perché sennò lui mi mette l'assenza e poi me la fa pagare, ma perché è un incontro che mi rimette in piedi. Non vado ad Alezio perché così lui si segna che sono bravo, ma perché me ne esco rigenerato, altrimenti non venite se vanno via. A me non mi pagano di più a chi spezza con me la parola se siete 20, 25, 10 o 15. Ma se siete entusiasti di quello che ascoltate, allora continuate più. Perché lui ti dice una cosa bellissima. Se tu non sei quello che fai, non sei neanche quello che sei in questo momento, sei quello che capisci mentre cammini. Ma se stai fermo, non lo capirai mai. Il ponte, a proposito di umiltà. Servita, no? Bene, cuori pensanti, una frase di Leo Donadesi: vissero infelici perché costava meno. Pensiamoci, spesso le nostre esistenze sono queste: non accettare il rischio di andare oltre, non solo quando accettiamo il rischio veramente di compromettere qualcosa, di rischiare qualcosa, di pagare qualcosa, allora alla fine può trovare la funzione. Molte volte non siamo di vivere questo. Penso che questo ci possa aiutare proprio a capire come riuscire a trovare sentieri diversi, nuovi oggi fondamentali. Quello che viviamo. Bene. Ci mettiamo in piedi,
chiami il Padre Nostro, diamo in modo tutti gli altri visione, ci ritroviamo qui. Se volete potete recitare il Padre Nostro insieme a noi, anche voi che siete a casa. Spero che avete sentito tutti. Potete aprire? Sì, abbiamo sentito tutti. A posto stasera? Ok, benissimo, mi fa piacere, abbiamo risolto. Dai. Fina, tu pure? Fina, non c'è. Sì, pure io ho sentito. Ah, benissimo, Fina. Allora, se hai sentito a Siracusa, siamo a posto. Padre Nostro, sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Amen. Bene, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.